Amici di Enjoy Television, è finita l'estate 2009 e come di consueto siamo venuti a trovare Oreste. Ciao Oreste. Ciao. Per sapere com'è andata questa stagione, quindi tutto il resoconto della stagione 2009 dell'isola di Ibiza. Non è finita ancora, manca ancora il più bello, eh. Stiamo quasi arrivando alla fine, su delle chiusure, dai, insomma, se no la fai già finita. Dal principio, questo 2009 è iniziato, ricordiamo agli amici di Enjoy, con la situazione di Ibiza che era un po' ansiosa, un po' traballante, non si capiva bene da che parte si doveva andare. E come è proseguita invece? È proseguita così, come si era previsto, è proseguita con un sacco di restrizioni, però poi ci siamo divertiti uguale perché insomma le serate c'erano, erano belle, erano piene. Tutto ha funzionato su per giù, diciamo che ancora di più hanno funzionato le cose che già funzionavano e purtroppo hanno sofferto un po' le cose che funzionicchiavano, diciamo, anche perché è stata meno informazione, meno persone che hanno dato informazioni, hanno tolto molto, molto il discorso pubblicitario, molto limitato, quindi si è fatto fatica ad esporre ciascuno le proprie serate, le proprie feste, le proprie cose, quindi è andato quello che si sa da anni che va, che funziona, le feste grosse hanno fatto ancora meglio. Per il 2010 sembra che sia l'ultimo anno di passione, ci saranno i mondiali, quindi non lo so, e poi sembra che dopo da lì un po' di regole cambieranno, sembra che Ibiza ritorni a essere più pazza di prima, vediamo se è vero. Come? No, fermi, ma scusami, hanno fatto l'anno scorso e l'inizio di quest'estate, no, Ibiza, regole su regole, chiudiamo after, non si fa più niente, togliamo i PR, adesso mi viene a dire che nel 2010... Per limitare le cose bisogna usare delle maniere dure, forti, no? E le hanno usate, hanno adottate, hanno ottenuto probabilmente quello che volevano anche oltre. Ora, come sempre, bisognerà mollare di nuovo per far sì che Ibiza torni a essere quella che era, e così succederà. Quindi il senso di tutto ciò? Limitare un po' quello che stava succedendo, che era forse degenerato. Resta che oggi stavo passando davanti allo Space, c'era un bel cartellone enorme, siccome dopo domani ci sarà il closing party, il closing fiesta dello Space, c'era questo cartellone enorme che diceva: grazie a tutti, ci rivediamo nel 2010 con l'opening party. Quindi vogliamo smentire la voce che c'è in giro che lo Space dall'anno prossimo non ci sarà più lo Space? Ci sarà perché si sta già facendo tanti programmi e tante cose per il 2010 che non avrebbe senso non ci fosse. Non si capisce bene chi ha messo in giro questa storia che deve diventare un supermercato. La storia c'è, è vera, deve veramente nascere un supermercato a Praia del Bosso, però per quanto ne so io è la struttura di fianco allo Space, non è lo Space. Lo Space per il momento rimane discoteca, ce n'è ancora per un po'. Beh, anche perché se a Ibiza non ci fosse più lo Space crolla un mito. Beh, andrebbe rifatto da un'altra parte, non c'è problema. A 100 metri di distanza o a 2 km di distanza, però lo Space lo prendi, lo sposti e rimane lo Space. Un attimo però. Allora, aspetta. Privilege, Tiesto. Però, amici, io però alle mie spalle non vedo il grazie a tutti, ci rivediamo nel 2010, No, sa mai che... No, ci saremo ancora. Vedi già che oggi non siamo più allo zoo, siamo in un posto diverso, però sempre a Ibiza siamo. È vero, sempre perché... Sempre a Ibiza saremo. Non ti sei stufato? Bisogna venire, la missione va compiuta, dai. Non l'hai compiuta? Bisogna continuare. Cercheremo di delegare un po' di più, però bisognerà esserci, dai. Sì, però scusa, allora, tu sei un grandissimo PR, sei il nostro gazzettino ufficiale ibizenco, lui sa sempre tutto, le feste più belle, però perché non fare la stessa cosa in Brasile? Lancia questa... Ci penseremo, dai. Quando sarà il momento vi informerò, sempre attraverso Enjoy Television.
quando sarà il momento ricominceremo tutto. Faremo un'altra Ibiza anche là, dai. Allora Oreste, io ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Mi dispiace. E a tutti gli amici da casa, come si dice così, no? Sì, a tutti gli amici da casa di Enjoy Television. Mi dispiace che questa stagione sia finita, però non ho più interviste da farti, non ho più resoconti da farti. Faremo un invernale per telefono, si può, sì? Caspita. La facciamo per telefono, è la prossima, nuova. Va bene Oreste, io direi. Salutiamo questi ragazzi. Ciao a tutti. Noi, propongo una cosa. Tagliamo due fette di salame e un bicchiere di Lambrusco? Certo, perché le origini non bisogna mai dimenticarle. Eh? Da buon reggiano a ora beviamo Lambrusco e il salame, giusto? E grana anche, parmigiano reggiano, vai. Dai, siamo pronti? Ciao a tutti!